Allora, iniziamo oggi a vedere i massimi e i minimi vincolati con il metodo del moltiplicatore di Lagrange. Si trova a pagina 60-61 sul libro. Quindi il metodo del moltiplicatore di Lagrange. È un metodo che si può applicare sempre, quindi un metodo universale. In particolar modo noi lo applicheremo nel momento in cui il vincolo è non esplicitabile. Vi ricordo che stiamo risolvendo problemi di questo tipo. Abbiamo una funzione in due variabili che è soggetta ad un vincolo espresso con una equazione g di y uguale a 0. Fino ad ora abbiamo visto il caso in cui il vincolo era esplicitabile, e cioè potevamo esprimere una variabile in funzione dell'altra. In questo caso è molto semplice risolvere un problema di questo tipo, cioè trovare i massimi e i minimi, perché esplicitando il vincolo si va a sostituire all'interno della funzione e viene una funzione in una sola variabile, o nella sola variabile x o nella sola variabile y, e quindi una funzione che è per la quale è facile trovare il massimo e il minimo, funzioni che avete studiato l'anno scorso. Il problema è quando questo vincolo non è esplicitabile. Vi faccio un esempio: se il vincolo fosse x al quadrato più y al quadrato meno 2x più 4y più 5 uguale a 0, questa l'avete riconosciuta per esempio nella circonferenza, non è possibile esprimere la x in funzione della y oppure la y in funzione della x in maniera univoca. Per questo motivo noi con il metodo della sostituzione avremmo le mani legate. Provate, vedete se riuscite a esprimere x in funzione di y o y in funzione di x. Non ci riuscite, ma questo è soltanto uno dei casi, ci sono anche dei vincoli molto più difficoltosi di questo. E allora andiamo ad introdurre questo, diciamo, questo nuovo metodo, il quale comunque si può applicare sempre, anche quando il vincolo è esplicitabile. Ovviamente se il vincolo è esplicitabile andiamo a utilizzare l'altro metodo, perché è molto più semplice. In che cosa consiste? Diciamo, vi do da prima le indicazioni teoriche. In questo caso costruiamo una nuova funzione che si chiama la funzione lagrangiana. È una funzione in tre variabili. La indicheremo con la lettera L per ricordare Lagrange, che è stato l'ideatore di questo metodo. Questa funzione è costruita in questo modo: sarà una funzione in tre variabili, ci sarà la variabile x, la variabile y ed una variabile ausiliaria che prende il nome di lambda. Lambda è una lettera greca e esattamente indica la L dell'alfabeto greco. Quindi considereremo la funzione L di x, y, lambda, formata in questo modo: f di x, y più lambda per g di x, y. È una nuova funzione che ha nella prima parte la funzione originaria più lambda, la variabile ausiliaria, che moltiplica g di x, y. E adesso vi do le indicazioni teoriche, ma capirete sicuramente meglio nel momento in cui questo metodo lo andremo ad applicare ad un esercizio pratico. Guardate questa funzione. Questa è una funzione delle tre variabili x, y e lambda. Questa funzione, per i punti del vincolo, cioè per i punti del dominio che verificano il vincolo, è equivalente alla funzione originaria di partenza. I punti del vincolo sono i punti per i quali g di xy è uguale a 0. Quindi in questa funzione, se g di xy è uguale a 0, lambda per 0 è 0. Quindi la funzione lagrangiana per i punti del vincolo coincide con la funzione originaria. E allora l'idea è quella di trasformare
il problema gioia, sì. Non, è, non c'è. Valente. Ma devo scendere. Il suo santo. Vai, vai, vai. Stavamo dicendo che l'idea è quella di trasformare il problema di massimi e minimi vincolati in un problema di massimi e minimi liberi per questa funzione. Quindi di questa funzione, che per punti del vincolo è equivalente alla funzione originaria, noi troveremo i massimi e minimi, punto. Come si trovano i massimi e minimi? Le indicazioni teoriche sono le seguenti. Innanzitutto occorre trovare di questa funzione i punti stazionari. Cosa sono i punti stazionari? I punti che annullano le derivate parziali prime. Qui, poiché abbiamo una funzione in tre variabili, le derivate parziali sono tre: la derivata parziale rispetto a x, la derivata parziale rispetto a y, la derivata parziale rispetto a lambda. Quindi ci andremo a trovare L' con x, il libro la chiamo, L' con y e L' con lambda. Prof, io mi sa che devo uscire. Devo andare alla Manciuglia. Va bene, vai alla Manciuglia. Cosa vuol dire L' con x? Devo fare la derivata di questa rispetto ad x. D'accordo? Allora, quindi la derivata sarebbe F' con x di questa più... Cosa vuol dire la derivata di questa rispetto ad x? Tenete presente che questa è costante e la mettiamo davanti. La considero costante perché sto facendo la derivata rispetto a x. Per la derivata di questa, g' con x di xy. Questo è sempre a livello teorico. Poi quando vedrete un esercizio pratico, vi renderete conto di che tutti questi passaggi verranno appunto effettuati. L' con y, dovete fare la derivata di questa rispetto a y. Quindi f' con y di xy più lambda per g' con y di x, è la derivata di una somma. Ancora una volta, rispetto a y, lambda è costante, devo fare la derivata di quello che ho. Adesso viene una cosa interessante per quanto riguarda l' con lambda, cioè devo fare la derivata di lambda. Qui lambda non c'è. Cosa vuol dire che lambda non c'è? Che la derivata di questo rispetto a lambda è 0. Quindi l' con lambda è uguale 0, e non lo vado nemmeno a scrivere, più, fate attenzione qui, facendo la derivata rispetto a lambda, questa è la costante e la mettiamo davanti, quindi viene g di xy per la derivata di lambda e 1. Allora queste tre, arrivederci bro, arrivederci, queste tre sono le derivate parziali rispetto a x, rispetto a y e rispetto a lambda. Rispetto a lambda com'è? Rispetto a lambda. Ovviamente queste tre dovranno essere uguali a 0. Uguali a 0. Da questo sistema verranno fuori quelli che sono i punti stazionari, dove dovete fare attenzione però che questi punti stazionari saranno punti che avranno tre coordinate. Per esempio verrà x con 0, y 0, lambda 0, ed è un primo punto, x1, y1, lambda 1, è un secondo punto, e così. Cosa facciamo con questi punti? Cioè come facciamo a vedere se questi punti sono punti di massimo o punti di minimo? Cancello qui sopra. Supponendo di aver trovato dei punti, per esempio A, il punto A, x0, y0, lambda 0, il punto B, x1, y1, lambda 1 e così via, ammesso che ce ne siano, come facciamo a vedere se questi sono punti di massimo o minimo di questa funzione Lagrangiana? Si considera
il determinante, voi avete visto nell'altro caso il determinante SA, che era un determinante di secondo ordine, quando abbiamo fatto i massimi e minimi relativi senza vincolo. Stavolta invece si considera quello che si chiama l'essiano ordinato, e una, per indicare la differenza con l'essiano normale, viene tracciato un segnetto sopra l'H. Questo essiano è un determinante, stavolta è del terzo ordine, cioè è un determinante di una matrice quadrata 3x3, ed è fatto in questo modo. Nella prima riga 0, G' con X e G' con Y. Cosa sta ad indicare G' con X e G' con Y? Questo sta ad indicare la derivata del vincolo, vi ricordate il vincolo G di XY? Sarebbe questo, la derivata rispetto a X e la derivata rispetto a Y. G' con X, G' con Y. La prima riga e la prima colonna sono identiche. Mentre qui metteremo le derivate seconde, L secondo, XY, di chi? Della Lagrangiana. Se queste sono le derivate della Lagrangiana prime, qui ci interessano soltanto le derivate rispetto a X e Y. L secondo XY, L secondo XY, L secondo YX, L secondo YY. Quindi si costruisce questa, il determinante dell'essiano orlato, che sarebbe questa matrice. Come si procede adesso? Come faccio a vedere se il punto A è un punto di massimo o un punto di minimo? Prendo le coordinate di A e le vado a sostituire all'interno dell'essiano orlato. Questa è la parte teorica. Adesso tra poco andremo a vedere praticamente come si applica questo metodo, e vi renderete conto che non è assolutamente difficile. Andando a sostituire, ovviamente, qui dentro compariranno delle costanti, comparirà la x, comparirà la y, e comparirà il valore di lambda, così come lo andiamo a sostituire. Come si calcola questo determinante? Vi ricordate, ve l'ho già detto, si applica la regola di Sarrus, cioè si riscrivono le prime due colonne e si vanno ad effettuare il calcolo. In conclusione, cosa viene fuori? Andando a sostituire questi valori, da questo determinante verrà fuori un valore numerico che potrà essere positivo, potrà essere uguale a 0, oppure potrà essere negativo. Quindi sono tre casi. Se questo determinante viene maggiore di 0, allora il punto A che abbiamo sostituito sarà un punto di massimo vincolato. Se invece viene minore di 0, qui è molto più semplice trarre le conclusioni rispetto all'essiano tradizionale, perché lì bisogna andare a vedere il segno della derivata seconda all'interno della matrice. Se invece è minore di 0, siamo in presenza di un minimo vincolato. Cioè il saldo finale di tutto. Esatto. Se invece viene uguale a 0, non possiamo concludere nulla. Occorrerebbe fare uno studio supplementare che in questa sede noi non eseguiamo. Allora, se per esempio avevamo il punto A, quindi questo, per il quale abbiamo tratto le conclusioni che potrebbe essere un massimo o un minimo, a questo punto andremo, non considereremo più la variabile ausiliaria, il valore di lambda, perché il nostro problema originario era quello di trovare i punti di massimo e di minimo vincolato per la funzione f di xy. Quindi andremo a non considerare il valore di lambda, quello che otterremo è il punto di massimo o di minimo vincolato. Questo dal punto di vista teorico. Va bene?